Salve a tutti, benvenuti ad un nuovo tutorial su Pygame. In questo tutorial andiamo a effettuare un'altra correzione. Quando generiamo RandNameX e RandNameY, che sono le posizioni, la posizione XY delle nostre mele, quindi del nostro nemico, noi qui generiamo una variabile che va da 0 a DisplayWidth, quindi larghezza dello schermo meno BlockSize. Block size però fa riferimento a noi ed è 20, il size del nemico è 30, quindi dobbiamo qui sostituire a block size enemy size, lo dobbiamo fare due volte, una volta qui sopra e una volta qui sotto quando le rigeneriamo. Ok. Questo qui lo possiamo cancellare, questo qui lo possiamo cancellare. Andiamo a vedere se il tutto va bene. E direi di sì. Ok, adesso andiamo a impostare l'icona, che è semplicissimo. La impostiamo qui sopra. Icon, Pygame, Image. Load apple.png. Impostiamo l'immagine della nostra mail che è 30x30 come icona, perché è perfetto, perché l'icona deve essere 30x30. Se utilizziamo Snake sarà 20x20, quindi and non andrebbe granché bene. E pygame.display.setIcon, che è appunto l'immagine che abbiamo appena caricato. Quindi qui mettiamo un bel commento, impostiamo l'icona. Adesso, quando andremo a giocare, avremo l'immagine della nostra mela bellissima come icona del gioco. E io direi anche di togliere questo game e mettere Snake, giusto per essere precisi. Per questo tutorial è tutto. Nel prossimo tutorial non so ancora che cosa avremo, ma sicuro dobbiamo andare a impostare il punteggio del nostro Snake, quindi ogni mela mangiata magari aumentiamo di 10 il punteggio e poi la funzione di pausa. Quindi ci vediamo al prossimo tutorial.